Frana in Fontebranda, parlano gli abitanti, ansia e preoccupazione per la situazione. Uno degli sfollati racconta la paura sopra il luogo dell'assessore pugliese per fare il punto. SIPA Contest dal 24 ottobre al via l'anteprima con un video sul lockdown. Per lo sport, il basket, disputato il primo Memorial Finetti, la vittoria del triangolare alla Menzana. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Gli abitanti di via Esterna Fontebranda raccontano la loro paura dopo la frana. Non il primo grido di allarme dei residenti, costretti a convivere con un pericolo costante sopra le loro teste e con la mancata prevenzione. Sentiamo. La pioggia se n'è andata, la paura no. Il frastuono dell'ultima notte è ancora vivo nella testa degli abitanti di via Esterna Fontebranda. Quel costone di tufo a picco sulle loro case è una presenza nota, ma non amichevole. Ogni anno, in parallelo con le perturbazioni, cumuli di terra scendono a valle, facendo temere il peggio, un problema che riguarda l'area sottostante, quanto il quartiere di San Prospero. La frana di ieri ha danneggiato seriamente solo dei mezzi, ma la stessa sorte sarebbe potuta capitare alle abitazioni. E le garanzie di sicurezza non possono arrivare dalle reti protettive installate nel corso del tempo. Come invocano i residenti, serve un lavoro di prevenzione che risolva il problema nel medio-lungo periodo, a partire dalla cura della vegetazione, che con gli anni ha preso possesso della zona. La crescita delle radici ha reso la terra meno compatta e, considerate le caratteristiche del tufo, più consona a sgretolarsi. Non a caso, questa mattina, a un centinaio di metri dal luogo della frana, erano visibili le scie lasciate dal materiale terroso. Una situazione insostenibile per gli abitanti, come ha evidenziato Francesco Giunti. È una preoccupazione costante, perché non è mai successo grosse tragedie qui. Delle volte è venuto giù un po' il tufo, come è successo giù all'inizio di Fonte. E a tal proposito Mara Bindi racconta la paura dopo la frana che ha colpito la sua abitazione. Adesso è stata trasferita con la famiglia in un albergo. Intanto il comune si è mosso e l'assessore Sara Pugliese si è recata sul luogo dell'evento. Sentiamo. Malissimo, molto malissimo, tanta paura, perché ha rovinato tanto la mia macchina e io pensavo fosse temporale questo tempo. Invece vicini è venuto mio figlio e mi diceva che ha franato. Al comune, quando vi hanno sistemato in hotel, cosa vi hanno detto? Mi hanno detto di trasferirci, non so quanti giorni ci rimane. Il suo mondo, lasciato in fretta e furia tra la paura e la gioia per essere sana e salva. La prima notte in hotel per Mara Bindi è appena trascorsa. Insieme a suo marito è una delle 8 famiglie evacuate a seguito della frana che ha colpito ieri mattina una serie di abitazioni in via Esterna Fontebranda. L'amministrazione l'ha sistemata all'hotel De Priori insieme a un altro nucleo familiare, mentre gli altri 6 sono stati collocati in una struttura situata a Scacciapensieri. Troppo grande il rischio di continuare a vivere nella propria abitazione. La sua famiglia abita in quella casa da 40 anni, ma nonostante in passato si sia già trovata al centro di smottamenti di terra, non aveva mai visto nulla di simile. Il tufo, che si è staccato dal costone soprastante, le ha distrutto l'auto, ma il danno poteva essere ben più grande. A evitare il peggio, le reti protettive, che però faticano sempre più a contenere il terreno. Le radici in espansione e un mancato piano di prevenzione hanno lasciato campo libero con il corso del tempo ad altri eventi franosi, come accadde l'anno scorso in un tratto di Pescaia. Contemporaneamente sono cresciute le segnalazioni dei cittadini e adesso l'amministrazione comunale ha preso coscienza che rimandare gli interventi di salvaguardia non è più possibile. Non a caso, questa mattina, l'assessore Sara Pugliese si è recata sul luogo della frana e ha fatto il punto della situazione, illustrando i primi passi per mettere in sicurezza la zona. Inizialmente verrà tagliata la vegetazione, proprio perché il problema principale sono le radici, perché andando chiaramente a creare delle fessure all'interno del tufo, quando poi piove, e soprattutto con le piogge copiose che ci sono ultimamente, porta giù il tufo. La titolare dei lavori pubblici ha provato a dare anche una tempistica per il ripristino della normalità, sebbene il maltempo renda difficile stilare una tabella di marcia costante. Comunque ha annunciato che entro 50 giorni l'area dovrebbe essere di nuovo. Stamattina ho parlato appunto con il tecnico, appunto con il geologo, e
È difficile sbilanciarsi in questo momento con i tempi, proprio perché non sappiamo anche il meteo quanto ci possa aiutare. L'interessamento del comune non riguarda solo la zona colpita, ma comprende un raggio più ampio, perché tutta la via chiede sicurezza. La risposta, intanto, partirà dal riposizionamento delle reti di protezione, strumento indispensabile per contenere la caduta della parete. Sicuramente un monitoraggio continuo e fare in modo che ci siano appunto perlomeno le reti di protezione nelle scarpate che sono a rischio. Cambiamo argomento e torniamo a parlare della Siena Grosseto. Arrivano 30 milioni per la galleria di Casal di Pari. Uno stanziamento di risorse che segna una svolta, sebbene il ripristino sia ancora lontano. Per la circolazione delle auto se ne riparlerà nella seconda metà del 2022. Simona Sassetti. È un cammino lento quello per il completamento della Siena Grosseto. Di tanto in tanto emergono segnali incoraggianti e anche se la fine dei lavori continua a essere un mistero, qualcosa si muove. L'ultima novità riguarda il finanziamento di 30 milioni di euro per il ripristino della galleria di Casal di Pari. La struttura era crollata nell'agosto 2015 per poi essere riaperta nel marzo 2016. Con la realizzazione del nuovo tunnel adiacente era stata chiusa un'altra volta per permettere una ristrutturazione approfondita. Un blocco che permane ancora oggi tra non pochi disagi, considerando il traffico che soprattutto nel periodo estivo caratterizza la strada. Lo stanziamento di risorse segna quindi una svolta, sebbene il ripristino sia ancora lento. La progettazione della galleria è arrivata alla fase esecutiva, il passo successivo sarà l'invio della documentazione per i rilievi di legge e una volta conclusa la procedura sarà indetto il bando di gara. È presumibile ipotizzare che questo iter durerà per buona parte del 2021 e per la circolazione delle auto se ne riparlerà nella seconda metà del 2022. Notizie lievemente più incoraggianti arrivano dagli altri snodi cruciali per il completamento dell'opera, ovvero lotti 4 e 9. Nel primo, un tratto di 2,8 km tra gli svincoli Lampugnano-Civitella in direzione Grosseto, i lavori per il raddoppio sono iniziati a fine settembre. L'importo complessivo è di 106 milioni e la durata prevista è di 3 anni e 3 mesi. Per quanto riguarda il lotto 9, 11,8 km nella zona delle Risaie, il progetto è in fase di verifica in ottemperanza alla prescrizione del CIPE e nel giro di 6 mesi dovrebbe essere bandita la gara di appalto. Dal 24 ottobre torna il SIPA, la rassegna fotografica che quest'anno porta in città 9 mostre. L'antipasto della kermesse alla Torre dei Malavolti con un video girato in pieno lockdown. Due occhi verdi che risaltano in mezzo al nero e sembra ti fissino dritto negli occhi sono quelli di una ragazza che padroneggia la Torre dei Malavolti. Metà volto è coperto da un QR code messo a mo' di mascherina, accessorio ormai quotidiano. Inquadrandolo con il proprio smartphone sarà possibile vedere il video realizzato dal Siena Awards tra le strade di Siena in pieno lockdown. Stesso discorso per quanto riguarda le altre foto, 25 circa in tutto, posizionate in giro per la città. Ogni codice riporta un luogo nel mondo immortalato nel momento della chiusura totale e in completa solitudine. Da New York a Mosca, da Buenos Aires a Roma, da San Francisco a Panama. I filmati sono realizzati dai fotografi che partecipano al SIPA e questo è un modo per ricordare che manca poco. Dal 24 ottobre infatti il Siena International Photo Awards apre le porte delle sue mostre. Quest'anno saranno 9 in tutto. La mascherina non è più solo uno strumento per favorire il distanziamento sociale, ha detto Luca Venturi, padre del SIPA, ma un modo di riunire il mondo a Siena nonostante tutto. Non ci sarà alcuna cerimonia di premiazione, ma il festival e il contest non si fermano. Tanti nomi celebri, molti non potranno essere presenti, ma le loro foto sì. Le mostre, a partire da quella centrale allestita come sempre allo Stellino, saranno accessibili nel rispetto delle norme di sicurezza. Molte saranno anche all'aperto proprio per facilitarne la visita. Nel frattempo godetevi il viaggio virtuale che le immagini sparse per la città nascondono al loro interno. Ritorno alla didattica a distanza al liceo Alessandro Volta di Colle Valdelsa, ma anche all'Istituto Agrario di Siena e al linguistico Lambruschini di Montalcino. La decisione è stata presa dopo che per 4 classi e 22 insegnanti era stata disposta la quarantena. Sentiamo. La situazione sta rapidamente peggiorando. Sono numeri preoccupanti, dice il sindaco di Colle di Valdelsa Alessandro Donati, riferendosi al quadro relativo alla diffusione del Covid-19. Il virus corre senza sosta, anche in maniera superiore rispetto ai mesi passati. Prova ne è l'aumento dei positivi che hanno toccato quota 38 casi a Colle di Valdelsa, dove a maggio si contavano 17 contagiati. In quarantena invece ci sono oltre 130 persone. Questi sono soggetti che hanno avuto contatti con casi di positività accertati.
data. Bisogna guardare con molta attenzione a questi dati, riflette Donati, consapevole di come i tamponi fatti siano certamente di più di prima. Ma questo, dice il sindaco, non ci deve tranquillizzare. Occhio a questa nuova ondata. Il Covid-19 sta impattando anche sulla scuola. Al liceo Alessandro Volta, dopo che erano state messe 4 classi e 22 insegnanti in quarantena, si torna alla didattica a distanza, misura iniziata oggi per tutto l'istituto e che potrebbe essere estesa per l'intera settimana. Di sicuro sarà prolungata fino a dopodomani. Anche al San Giovanni Bosco una classe in quarantena ed anche in questo caso non si esclude il ricorso alla DAD. C'è poi il tema dei trasporti, una delle ragioni per la quale lo scorso giovedì alcuni studenti del plesso scolastico di Colle di Valdelsa aveva deciso di protestare facendo un giorno di assenza. I ragazzi denunciavano la mancanza di corse aggiuntive e bus pieni in cui è difficile mantenere la distanza fisica. Il consigliere comunale della Lega, Poggevonsi Matteo Mengoli, parla di situazione inaccettabile per le mancanze del ministro Azzolina e degli organi regionali della Toscana preposti al settore scuola che si sono riversate sulle autonomie locali. Sui trasporti, per Mengoli, non è stato messo in atto un protocollo valido. Cambiamo argomento, tensioni e divisioni all'interno di Civiche Insieme. Una parte della lista contesta al capogruppo in consiglio comunale a Poggibonsi, Simone De Santi, l'apertura alla maggioranza di centrosinistra. Il servizio. Si spacca la lista Civica Insieme, una distanza oggettiva che non pare concedere spazio ad una possibile riconciliazione tra i consiglieri comunali a Poggibonsi, Simone De Santi, di Ireneo Mesce e Riccardo Clemente, che incarna quella parte all'interno della lista che non ha gradito l'avvicinamento di Civica Insieme alla maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco David Bussagli. È per questa ragione che Clemente parla di percorso verso il PD che era già iniziato da mesi, con esternazioni e mozioni congiunte con la maggioranza che avevano già generato il sospetto di questo salto della quaglia. Il capogruppo in consiglio comunale di Civica Insieme, Simone De Santi, aveva aperto alla maggioranza successivamente allo scoppiare della pandemia da Covid-19. Di altro avviso, invece, fu la scelta dell'altra forza di opposizione in consiglio comunale, ovvero la Lega. Un avvicinamento del gruppo Civica Insieme che Riccardo Clemente giudica come un tradimento verso i 1700 elettori che hanno scelto De Santi come alternativa alla coalizione di centrosinistra. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto i nostri consiglieri a cambiare casacca, dice Clemente, nell'interesse di Bussagli ad accogliere tra i suoi banchi chi lo ha attaccato per 5 anni. Da parte sua De Santi parla di percorso intrapreso alla luce del sole in consiglio comunale su temi concreti per il bene della città, senza sotterfugi né fuga in avanti. Per De Santi, Clemente è mosso solo dal risentimento personale e dalla delusione di non essere riuscito per la seconda volta consecutiva a entrare in consiglio comunale. 100.000 euro di incassi e 13.000 euro di IVA è quanto ha nascosto al fisco una piccola impresa di apparecchiature elettroniche della Valdelsa. Filippo Tecce. Evasore totale in Valdelsa. Si tratta di una impresa nel settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche che aveva nascosto al fisco quasi 100.000 euro di incassi e quasi 13.000 euro di IVA. Avviato prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, le fiamme gialle senesi hanno portato a termine un controllo fiscale avente ad oggetto l'annualità d'imposta in decadenza. L'attività conclusa risponde all'esigenza di partecipare agli uffici dell'amministrazione finanziaria tale tipologia di attività ispettive, in modo da consentire agli stessi la lavorazione dei verbali comunicati dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza entro le tempistiche disciplinate dalla legge. Al termine dell'intervento articolato attraverso un'attenta analisi di rischio, svolto per mezzo delle banche dati in uso al corpo e la meticolosa disamina di documentazione contabile, è emerso che il titolare di una microimpresa di fabbricazione di apparecchiature elettriche della Valdelsa, nell'anno 2015, non aveva ottemperato agli obblighi dichiarativi né tantomeno versato alcuna imposta, occultando al fisco oltre 98.000 euro di incassi, evadendo quindi l'IVA per circa 13.000 euro. In coerenza alle direttive per il corrente anno, le fiamme gialle senesi continueranno a porre al centro della propria missione istituzionale la tutela dell'economia legale a favore dei cittadini onesti e delle imprese che operano correttamente, nella consapevolezza, fa sapere la finanza, che senza rispetto delle regole non ci potrà essere ripresa. Ore di attesa sulla Miata, dove si attendono i risultati di più di un centinaio di tamponi legati ai primi 5 casi di positività al virus Covid-19 all'interno di una classe dell'Istituto Tecnico Avogadro di Abbadia San Salvatore,
che ha allarmato tutta l'Amiata e ha portato alla chiusura della scuola fino a lunedì 19 ottobre. Altri contagiati tra gli studenti dell'ITIS Avogadro di Abbadia San Salvatore sono 4, per un totale che sale a 9 positivi, tutti appartenenti alla stessa sezione dell'istituto dove si sono registrati i primi 3 casi la settimana scorsa. La preoccupazione già alta sale ancora di più. Ieri pomeriggio si è riunito il comitato di crisi di Abbadia San Salvatore per valutare eventuali interventi che il sindaco Fabrizio Tondi, dopo aver emesso l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza, potrebbe assumere. C'è ansia in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi disposti per 100 studenti, i loro familiari e decine di insegnanti. Per questo ieri, nonostante il giorno di festa, gli operatori sanitari della ASL hanno proseguito con le loro attività. Si teme che il numero dei contagi possa aumentare, la preoccupazione è che il virus abbia camminato fra i giovani con il rischio che il contagio si sia allargato e possa arrivare ad altri ragazzi, studenti, famiglie e residenti in tutta la montagna, da dove arrivano con i mezzi pubblici buona parte degli oltre 300 iscritti ai corsi dell'Istituto Tecnico Badengo. Istituto totalmente messo sotto sanificazione che resterà chiuso fino a lunedì 19 ottobre e che si avvarrà fino a tale data del sistema di didattica virtuale a distanza. Una situazione molto seria e delicata, non a caso in tutta l'Amiata sia versante senese che versante grossetano sono stati certificati 30 casi di infezione al virus con ben 7 a Piancastagnaio, che sembra pian piano tornare ai numeri preoccupanti di inizio lockdown. Apriamo la nostra pagina sportiva, il calcio. Nel match di ieri pomeriggio contro Tiferno Lerchi, la CN Siena ha subito la prima sconfitta stagionale. Gli ospiti si sono imposti per 3-1 all'Artemio Franchi. Sentiamo le parole dell'allenatore bianconero Alberto Gilardino nel servizio di Filippo Meiattini. Domenica grigia per l'ACN Siena 1904. Allo stadio Artemio Franchi il Tiferno Lerchi si impone realizzando ben 3 gol. Dopo un primo tempo a reti bianche e che ha visto il Siena accusare la freschezza fisica del Tiferno, al 58esimo è Traini a firmare la rete del vantaggio. L'attaccante, classe 88, sovrasta Farkas di testa e piazza la palla alla destra di Narduzzo. I bianconeri si trovano per la prima volta in svantaggio ed accusano il colpo. Infatti, poco dopo l'ora di gioco, il Tiferno raddoppia da calcio d'angolo grazie all'intuizione di Briganti, che anticipa tutti e colpisce di testa sul primo palo. Il Siena prova a rialzarsi, anche grazie ad un buon impatto sulla partita dei giocatori entrati dalla panchina. E all'81esimo Sartor riesce a guadagnarsi un calcio di rigore. Guidone si fa parare il tiro dagli 11 metri, ma Forte è il più rapido di tutti sulla ribattuta. Nel momento del massimo forcing offensivo dei bianconeri è però il Tiferno a realizzare il terzo e decisivo gol, con Peluso che supera Narduzzo in pallonetto e conclude in porta. Prima sconfitta stagionale per i bianconeri, che avranno l'opportunità di rifarsi già nel match di mercoledì contro Scandicci. Questo è il campionato, questa è la Serie D, quello che ho detto fino al primo tempo i ragazzi. Lasciamo perdere l'Ostia Mare, lasciamo perdere, questo qua è il campionato che dovremo affrontare. Sono stati molto bravi quelli che sono entrati, sono entrati con l'atteggiamento giusto, vedi Agnello e Forte, e questo mi fa ben sperare, mi dà positività, e c'è mancato qualcosina naturalmente, però sono, nonostante il risultato che può sembrare più ampio per chi non ha visto la partita, sono fiducioso e la possibilità fra 3 giorni di ribaltare una gara del genere. Oltre al Siena, anche Pianese, Badesse e Sina Lunghese sono scese in campo ieri pomeriggio. Anche Pianese e Badesse, così come il Siena, hanno rimediato una sconfitta nella terza giornata di campionato. La Sina Lunghese invece ha conquistato i 3 punti contro la San Giovannese. Sentiamo Filippo Meiattini. Non solo il Siena Calcio è sceso in campo questa domenica, infatti anche Pianese, Sina Lunghese e Badesse hanno disputato la terza giornata di Serie D, Girone E. Così come per i bianconeri, è stato un pomeriggio da dimenticare per Pianese e Badesse. La squadra di Piancastagnaio ha perso tra le mura amiche per 2-1 contro il Grassina. Gli ospiti hanno trovato subito il gol del vantaggio al 18esimo con Diarra Suba ed hanno raddoppiato poco prima del 70esimo con Bacin. Non è servito a recuperare il risultato il gol sul rigore al 71esimo di Remorini. Per il Lornano Badesse stessa sorte della CN Siena, infatti il match in trasferta contro il Montevarchi è terminato 3-1 in favore delle Aquile.
Inizialmente il Badesse aveva trovato il vantaggio grazie alla rete di Corsi al quarto minuto, ma poi Cela al 18esimo e soprattutto i due gol di Yallow al 62esimo e all'87esimo hanno messo la parola fine al match ed hanno permesso al Montevarchi di portarsi in testa la classifica. Domenica pomeriggio molto positiva per la Sinalunghese, che si impone per 2-1 nel match contro la Sangiovannese. Gli ospiti passano in vantaggio al 14esimo con Ceccuzzi, ma alla fine del primo tempo Vanni ristabilisce il pareggio con un calcio di rigore e sempre Vanni al 54esimo chiude il match con il gol del 2-1. Adesso il basket. Ieri pomeriggio al Pala Perucatti è andato in scena il primo Memorial Sandro Finetti. Le partite, in diretta anche sulla nostra emittente, hanno visto Virtus, Costone e Menzana affrontarsi in mini gare da 20 minuti. A conquistare la vittoria finale sono stati proprio i biancoverdi della Menzana. Il servizio. Si è disputato ieri pomeriggio al Pala Perucatti il primo Memorial Sandro Finetti, un torneo triangolare con partite da 20 minuti ciascuna tra Virtus, Costone e Menzana. I primi a scendere in campo sono stati i padroni di casa della Virtus e i biancoverdi. Quest'ultimi hanno un po' inaspettatamente conquistato la vittoria con un punteggio di 42-34. Successivamente i rossoblù hanno affrontato il Costone ed hanno vinto per 43-29. L'ultimo match tra Menzana e Costone è stato vinto dai biancoverdi per 42-38. Questo ha permesso alla squadra di Viale Sclavo di alzare il primo trofeo stagionale. Un bel pomeriggio di basket è quello che si è svolto al Pala Perucatti. Il tutto in ricordo di Sandro Finetti, una persona che ha lasciato un segno indelebile nel basket senese. Sì, è stato un bel torneo, soprattutto per onorare Sandro, che anche io vorrei ricordare come hanno fatto anche i miei colleghi durante la settimana. È veramente una persona che manca, perché arrivare alla Virtus trovavi Sandro e quindi era un'istituzione, insomma, ecco, quindi mi ha fatto piacere partecipare a questo torneo. Adesso il volley, la Emma Villas Siena inizierà il campionato di Serie 2 domenica, scendendo in campo alle 18 contro Cantù. Resta però l'attesa per capire se sarà a porte aperte, seppur con un numero ridotto. Intanto la squadra riprenderà domani gli allenamenti, dopo la sconfitta contro Santa Croce alla Memorial Parenti. Partita che ha visto nuovamente in campo Dore Della Lunga dopo il piccolo infortunio. Sentiamolo. Era l'ultimo appuntamento prima di iniziare a giocare per i punti e poteva andare meglio. Diciamo che loro hanno secondo me offerto una prova veramente di spessore, complimenti. Da parte nostra un po' di rammarico, eravamo avanti penso tutti i set, forse tutti i set. Quindi ok, meriti a loro che sicuramente ci hanno messo del loro per recuperarci, ma ecco, se sei avanti forse potevamo gestirli un po' meglio. Ora adesso non ricordo esattamente le rimonte come sono andate, ma di sicuro c'è anche dei meriti da parte nostra. Ci hanno messo tanto merito nelle rimonte, però quando sei avanti devi provare a tenertelo il vantaggio. Chiaramente come tu te lo sei preso, loro possono riprenderselo, ma l'opportunità, quindi questo dimostra che l'opportunità di vincere i set ce l'abbiamo avuta, come dici tu, siamo lì, questo ci deve far piacere, ma ecco, forse non ci accontentiamo di essere lì, ecco, noi vorremmo qualcosa in più e ripeto, tutto questo qualcosa in più che tutti desideriamo, se c'è un modo di averlo è solo col lavoro, quindi ora ok, dispiaciuti, ma da domani non importa, si va avanti con la testa bassa e domenica si inizia. Chiudiamo con la palla a mano, la Ego Handball Siena sabato scorso ha vinto in casa contro Siracusa, centrando così la seconda vittoria della settimana. Teresa Scarcella. Secondo successo della settimana per la Ego Handball Siena, che vince al Palaestra contro l'Albatro Siracusa per 32-27. Una gara molto fisica, quella andata in scena sabato sera contro una formazione siciliana aggressiva e a tratti mordente. Neppure l'espulsione di Cagnete durante il primo tempo fa perdere la speranza ai ragazzi di coach Vinci, anzi la reazione è sorprendente. Siena però mette le cose in chiaro fin da subito, l'inizio è come da copione impeccabile, tiene duro davanti ai colpi siciliani anche se un calo di concentrazione dei locali permette agli avversari un pericoloso recupero sotto
sotto di 1 al 25esimo. Ci pensano Casa e Pasini a mantenere le distanze, ma non di troppo. Il primo tempo termina sul 15-13. La Ego torna in campo più decisa di come lo aveva lasciato. Dopo 10 minuti conduce 22-15. Dall'altra parte Siracusa non molla e riesce anche nella seconda mezz'ora ad essere pericolosa. Al 22esimo è sotto di 3 reti. I padroni di casa rispondono bene. Il contropiede di Pasini si conferma una dura punizione per chi lo subisce e riporta la squadra sul più 5 a 3 minuti dalla fine. A mettere il sigillo poi è Pablo Marrocchi. Abbiamo cominciato molto bene, dopo la stanchezza si è fatta un pochino sentire, dobbiamo fare qualche, magari parlare con i ragazzi, fare qualche discorso perché siamo troppo irregolari nei 60 minuti, però queste sono cose che si aggiustano, quindi col lavoro in settimana. Sì, era importante, prima vittoria questo anno, campionato in casa, una partita che non è stata facile partita, abbiamo iniziato molto bene, primi 15 minuti benissimo veramente, poi abbiamo calato un po' concentrazione, lì dobbiamo migliorare perché ogni partita capita proprio un periodo di 5 minuti che cade concentrazione. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi lascio alle previsioni del tempo e poi al nostro Daniele Magrini con il viaggio nella bellezza e poi l'appuntamento con Siena al VAR. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 23.05 torna Teresa Scarcella con Egomania. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.